Allora, l'ultimo pasto che faccio in mansarda è composto da zucca, che mi era avanzata, era l'ultima cosa che avevo in frigo, ho voluto farla comunque per non andarla a buttare. L'ho fatta tutta, come al solito l'ho fatta al forno con dell'olio, delle spezie e del pane grattugiato. E visto che avevo il forno acceso ed avevo l'unica cosa nella quale potevo andare a cuocere, ovvero questo contenitore di vetro d'IKEA, sono andato a mettere delle uova, 5 uova in realtà, sono tante, sì, ma dovevo andarle a consumare. E poi tutto il formaggio parmigiano a pezzetti all'interno, un po' di pepe e stop, giusto un goccino d'olio. L'ho messo in forno, ho fatto questa specie di soufflé di formaggio e uova. E niente, adesso vado a mangiare. Ho fatto anche del pane tostato che sta scaldando in padella. Sono uscito da pochissimo da un euro, ho preso i primi pensierini di Natale, ovvero veramente dei piccoli piccoli pensierini. In realtà ho preso delle tazze molto molto simpatiche, appena arrivo a casa ve le faccio vedere. Ad ogni modo ho preso delle tazze per andare a confezionare altri pensierini. Allora siamo partiti perché altrimenti se no non ci si muoveva più. Adesso stiamo andando in un altro negozio di elettrodomestici, sono con la mia collega Claudia. Sono con la mia collega Claudia dalla quale dormirò spesso durante questo periodo di transizione, insomma, dalla mia vecchia casa a quella di mamma a quella nuova, insomma, fino a febbraio sarò un po' un nomade. Vi stavo dicendo che ho preso delle tazze molto carine che poi vi farò vedere quando sono a casa, e alla fine, visto il prezzo di alcune, ne ho prese anche due per me. Purtroppo ho l'abitudine proprio pessima di comprare tazze a più non posso. Infatti anche Claudio ha detto: "Ma non è possibile, ne hai tantissime e ancora compri tazze?" Sì, ancora compro tazze, perché queste qua poi ve le farò vedere, sono proprio carinissime, mi rispecchiano, mi piacciono proprio tantissimo. Non sono tazze bellissime, però sono molto simpatiche. E alzarsi la mattina e fare la colazione con una tazza simpatica, secondo me, è una cosa top, stra top. Comunque adesso vado da Euronics e poi mi faccio un altro giro, credo, da Trony. Anche se ho notato che purtroppo pure questi grandissimi negozi di elettrodomestici non hanno tutti diciamo, i prodotti che vedo online. Ad esempio, il frigorifero che ho visto online non ce l'avevano, e quindi mi sa che mi ripiegherò sicuramente per l'acquisto online di lavatrice, credo frigo, sicuramente il frigo. Anzi, adesso andrò a vedere anche il frigo da Euronics. Quindi purtroppo, anche se si vogliono fare acquisti fisici, diventa sempre un problema, perché magari non si trova il prodotto che si cerca. Comunque adesso ci facciamo un altro giro. Sono ancora molto molto indietro con i regali di Natale, molto proprio a zero. Ad ogni modo, stasera su internet vedrò alcune maschere, voglio prendere alcune maschere per confezionare appunto il regalo a due persone, e poi anche del cioccolato crudo, dei torroni di cioccolato crudo. Magari se riesco vi faccio vedere quali voglio andare a prendere. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Sono andato a vedere un po' di frigoriferi. Praticamente sto girando un po' di negozi di elettrodomestici, questi negozi un po' più grandi, per andare a vedere un po' il frigo. Sono orientato verso alcuni frigoriferi senza le quattro porte, ma bensì. Oh, stavo cadendo. Ma bensì. Allora, dicevo, sono orientato verso alcuni frigoriferi che hanno i cassetti
portati a congelatore, cioè il congelatore a cassettone, praticamente proprio i cassettoni esterni e non le porte ad ante. Fino adesso mi soddisfano solo alcuni della Haier, il marchio Haier fa questo tipo di frigoriferi che cerco io, e quindi mi sto andando a fare un po' di vari giri per vedere questo tipo di frigoriferi, perché tra i vari modelli è quello che mi soddisfa sicuramente di più. Trovo molto molto comodi questi frigoriferi a cassettone, soprattutto per quanto riguarda la parte freezer, in quanto si possono mettere più cose in verticale e questi hanno anche degli scomparti per ogni cassetto molto molto più organizzati, quindi mi piacciono proprio tantissimo. Ne ho visto uno in particolare, però non so se riesco a trovarlo a un prezzo migliore su internet, sul web, tipo che ne so, sui Price, Amazon, o ad esempio anche grandi catene che vendono online tipo Unieuro o MediaWorld. Adesso sono andato da Euronics, però devo farmi ancora un giro da Troni. Comunque molto molto di qua. Comunque molto molto brutto vedere un Natale così, vero, per avere paura di stare accanto alle persone all'interno dei negozi. Di solito il Natale non era neppure solo una festa per andare in giro a comprare, ma giusto per sentire proprio quel calore di tra le persone, insomma, anche nei negozi, insomma, quel clima di festa natalizio che accomunava un po' tutti. Io di solito non facevo sempre acquisti, sì, alcuni li facevo, per carità, però mi piaceva proprio girare nei negozi per sentire l'atmosfera del natalizia. Invece adesso è diventato un po' tutto un po' problematico, e non vi nego che ho anche io paura di avvicinarmi alle persone, alle cose, a toccare le cose. Tipo quando vado a vedere un elettrodomestico, apro la portiera di un frigo oppure di una lavatrice, perché dovrò comprare anche quella, mi vengono mille scrupoli, tocco la videocamera, il cellulare, insomma sto impazzendo. Però ragazzi, bisogna essere un po' più elastici, altrimenti davvero non si vive più. È l'ultimo giorno che dormirò in questa casa. Intanto sto andando a buttare un po' di detersivi finiti, tra cui questo ace che mi è piaciuto molto e credo che sicuramente lo ricomprerò, ma già ve ne ho parlato mille volte nei video. E poi questo, che secondo me è uno dei migliori smacchiatori che ci sono in commercio, se volete andare a pretrattare le macchie e poi volete andare a lavare tutto in lavatrice, questo veramente è un ottimo scioglimacchia, solo che è molto 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 inquinante, quindi non credo lo riacquisterò più, a meno che non abbia particolari esigenze. Qui ovviamente c'è tutto il casino dei pacchi, dei mobili, tutti accavallati, qui anche qui, insomma è tutto un casino. Io ho messo intanto la mia felpina, questa felpina credo che non la metterò più, è una felpina alla quale io sono molto legato, me la vedete in tutti i miei video da anni, sono in realtà tre felpe uguali, però penso che non la metterò più. Una volta arrivato nella nuova casa non la metterò più, perché voglio chiudere proprio un ciclo. Questa è una felpina che metto sempre proprio perché vorrei che mi ricordasse di essere molto più minimalista di quello che sono stato e che un po' sono. Ed è proprio quando andate a cambiare casa e vi rendete conto che tanti oggetti sono pressoché inutili. Ho fatto anche già colazione, l'ultima credo, forse ci verrò qualche altro giorno giusto per prendere le ultime cose, ma in realtà domani dovrebbero portare via le scatole, ma ahimè ci sono ancora gli operai all'interno per andare ad abbattere alcune pareti, quindi non so dove riuscirò a mettere tutto questo. Ci sono stati dei ritardi su alcuni tipi di praticamente ci sono state delle problematiche a livello condominiale, e quindi per lo scarico delle, insomma, dei materiali
materiali, che non era tanto perché vi ripeto io ho fatto pochissime modifiche in quella casa, però ci sono state delle problematiche in quanto la casa è situata in un punto un po' sfavorevole per quanto riguarda proprio i camion per il trasporto delle merci eccetera. Infatti è su una salita, come avete ben capito, anche perché io vedo proprio tutta la tra virgolette un po' tutta la parte della storica della città più tutte le montagne attorno, ma questa salita purtroppo viene preceduta da una strada molto stretta e quindi ci sono alcune problematiche quando bisogna andare a scaricare mobili eccetera, proprio per esigenze di spazio di strade strette. Che casa hai pigliato alla fine? Ho preso una casa che mi piaceva tantissimo. Intanto vi faccio vedere le tazze che ho preso ieri perché mi sono dimenticato di farvele vedere. Hanno aperto anche un altro negozio di detersivi con tantissime offerte, però non ho preso nulla anche perché io dovrò smaltire molti detersivi e quindi cioè ovviamente portarli a mia mamma e alla mia amica quando ci andrò. Sono andato comunque da un euro perché come avete visto stavo andando a vedere un po' il frigo eccetera, ho fatto tutto quel giro ieri per negozi, e da un euro nel reparto casa, almeno da me, non so da voi, ci sono sempre bellissime cose e anche a prezzi accessibili. Io ho preso due tazze che andrò a regalare a una coppia che poi andrò a confezionare, spero oggi almeno di fare l'ordine perché non ho più il tempo e sto proprio fuori tempo massimo per i regali, non so neppure se riuscirò a farli tutti quest'anno perché non ho avuto il tempo. So che queste tazze non vi piaceranno ma a me piacciono tantissimo. Allora ne ho prese due in bianco e nero, questa che praticamente non so se si riesce a vedere, adesso la stavo facendo pure cadere, questa non rinunciare ai tuoi sogni, continua a dormire. Mi è piaciuta tanto questa tazza, veramente molto molto simpatica, dal vivo è molto più bella che in videocamera perché questo bianco è un po' un bianco non bianchissimo, insomma un bianco sporco, però molto molto carino per andare a gustare i cereali oppure tutte le altre cose, ma perché no anche una zuppettina. Non di mattina presto, però che ne so, un brodino, una zuppa, qualsiasi cosa. E la stessa cosa nella versione nera, perché è una lei e un lui. E la mia intenzione è quella di andare a fare un vassoietto con alcune altre cose, tipo qua dentro alcune maschere, qui alcune cioccolate, per andare a confezionare questo set colazione dell'unico regalo che fino adesso ho fatto e che credo che darò, poi il resto non lo so. E per me non ho saputo resistere e mi sono preso questa tazza nera, rigorosamente nera, non sono vecchio, sono vintage e questo è proprio adatto a me. E mi piace anche perché ha questo bordino, se vedete, molto più liscio e un po' svasato, così proprio per permettere di gustare al meglio un caffè lungo, una piccola tisana, della cioccolata calda, insomma questa era per me. Assolutamente per me, che non sono vecchio ma sono vintage. E poi un'altra che io ovviamente non vi pronuncerò perché altrimenti YouTube mi banna, sempre nera, ovviamente la forma non mi piace tantissimo, però la scritta è proprio per me. Adoro, adoro, adoro. Anche perché ci sono quelle giornate in cui vi dovete ricordare di esserlo per affrontare il mondo. E questo sarà il mio nuovo mood per affrontare la vita che mi aspetta. Mi state chiedendo tutti come sto vivendo questa situazione, in realtà non la sto vivendo, ovvero vivo in maniera molto 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 distaccata questa cosa, anche perché credo che le reali necessità della vita sono ben altre che una casa bella, una casa nuova eccetera eccetera eccetera. So che sembra un po' ipocrita dirlo perché ovviamente sto andando a cambiare casa, mi piacciono le cose belle che arredano casa, però sostanzialmente sarà per l'esperienza, sarà perché io non mi leggo mai tanto alle cose materiali, le utilizzo, ci sono affezionato, cerco di non sciuparle, però non mi leggo, anche perché se non vivessi così questi momenti ci sarebbe davvero da uscire pazzi. Quindi sto riponendo sempre meno aspettative nelle cose, nelle persone, vivo con un sano distacco la vita e non catalizzo tutto sull'acquisto di questa casa, su come sarà la mia casa, non vivo troppo nel futuro, non vivo troppo proiettato in quello che vorrei, in quello che sarà. Mi state scrivendo in tantissimi che siete curiosissimi di vedere come verrà la mia nuova casa eccetera eccetera.
Io in realtà mi do molto tempo, quindi sicuramente vedrete il video dell'home tour finale molto molto tardi, sicuramente perché mi concederò tanto tempo per finire casa, dal quadro, dal mobiletto, dall'inserimento di una pianta, insomma vivrò in modo molto soft questa esperienza, senza correre, senza per forza stare ai tempi di YouTube, senza per forza stare ai tempi di chi deve dimostrare qualcosa a qualcuno, di chi deve fare la bella figura. Quindi non aspettatevi per adesso l'home tour. Vi ripeto, credo forse riuscirò a farlo, forse maggio, aprile, non lo so. Il consiglio che vi voglio dare sicuramente è quello di non affrettare mai le cose in casa per la voglia di finire subito, di vedere già tutto bello e pronto. Purtroppo ogni cosa, ogni passaggio di questo genere ha bisogno di sacrificio, ha bisogno di tempo, onde evitare anche errori, perché se ne fanno tantissimi, a volte neppure dovuti a noi, ma bensì anche a chi vi viene a fare i lavori. Purtroppo ci sono da mettere in conto tante tantissime variabili. Io adesso vado a svuotare i cassetti del bagno e noi ci vediamo dopo. Visto che stiamo andando a svuotare un po' la zona tra virgolette lavanderia, ovvero qui sotto tutti i detersivi che ho, che sono all'interno di questo mobile lavatoio che io andrò a levare, non andrò più a portare nella casa nuova, perché in realtà lo utilizzo esclusivamente per i pennelli, per quando faccio attività creative, e quindi non mi interessa tanto per quanto riguarda proprio il lavaggio panni. Paradossalmente l'ho trovato un po' più scomodo e vorrei andare proprio totalmente a eliminarlo nella casa nuova. Infatti non ho fatto fare nessun attacco, anche perché come tanti utilizzerò il lavandino classico che ho nel bagno, e soprattutto farò tutti i tipi di lavaggi in lavatrice. Ad ogni modo vi voglio far vedere un po' come avevo organizzato i detersivi, ovvero alcuni flaconi di detersivi che ho comprato tanto 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 tempo fa. Infatti ci sono alcuni miei video haul di prodotti per la casa nei quali vi mostro questi articoli. E visto che sostanzialmente quasi tutti i detersivi e i panni sporchi li andavo a mettere in questa zona qui, che purtroppo va a coincidere con la zona della mansarda che va a scendere sempre di più, quindi mi risultava molto scomodo andare a prendere i flaconi da questa zona e rimanere più tempo abbassato per andare ad aprire il flacone, versare il detersivo all'interno della pallina oppure del tappo, mettere tutto nella vaschetta della lavatrice e ricorrere di nuovo il tutto e quindi fare un ulteriore operazione. Quindi che cosa ho pensato? Proprio per il tetto che andava a scendere non potevo mettere mobili, proprio come è successo in cucina. Infatti se avete visto il video del super decluttering e la super organizzazione che ho fatto di quell'angolo dove va a scendere il tetto, avete notato come ci sono delle problematiche ovviamente per affrontare questo tipo di spazio. Allora ho pensato e ripensato, calcolato misure eccetera, e in maniera molto economica sono andato a sviluppare quest'area. Mi sono avvalso dell'aiuto di IKEA e ho sviluppato una piccola area molto economica che andasse a configurarsi perfettamente a livello di misure spendendo pochissimo. Ad ogni modo vi faccio vedere qui che ho l'asciugatrice, quindi io qui dentro ho tutta l'asciugatrice con sopra questa cesta per andare a prelevare i panni dall'asciugatrice. Sotto qui ho messo giusto due contenitori dove ho sostanzialmente il sapone di Marsiglia, quello naturale. Invece in quest'altra zona alla fine ho messo gli erogatori di detersivi e sotto le ceste dei panni sporchi, e il risultato è questo. Allora, molto molto semplicemente ho configurato in questo modo, mettendo due tavolini, questi della LAC di IKEA che costano 5-6 euro perché sono in bianco, e poi sono proprio della misura che cercavo perché si inseriscono perfettamente fin dove va a scendere il tetto. Altrimenti avrei dovuto farmi fare qualcosa su misura, è molto più costosa, ma visto che io avrei dovuto fare il bagno e poi alla fine ho addirittura comprato un altro tipo di casa, mi sono accontentato di questa soluzione per me molto pratica. Ovvero qui come vedete ho messo tutti e quattro gli erogatori con all'interno i detersivi di riferimento. Ad esempio in questo momento ho utilizzato e l'ho riempito di ace igienizzante, candeggina delicata, miele ultracolo, red dash. Questi erogatori qui vado ad aprirli ogni volta e vado a riempire in un solo colpo o il tappettino
ho la pallina dosatrice di riferimento. Quindi, visto che questa operazione devo farla sempre con la schiena abbassata, l'ho ridotta al minimo, ovvero apro, riempio e butto in lavatrice. Mentre prima dovevo prendere il flacone pesante, andarlo a svitare, mettere nel tappo, andarlo a riavvitare, rimetterlo a posto, tutto in una posizione molto scomoda. Invece, adottando questo metodo, posso fare molto molto più in fretta. Questi tavolini sono giusto 55x55 ed entrano perfettamente in questo spazio rimanente, in questo spazio vuoto. Infatti c'erano tantissimi mobili ma non entravano nessuno, o per la larghezza o per la profondità, in questo spazio, perché andavo sempre a configurare dei mobili interi. Invece, mettendo questi tavolini uno sull'altro, ho creato due scomparti e quindi mi sono creato un mobile da me. Ovviamente queste etichette non sono belle esteticamente, è vero, però sono calamitate, sono attaccate con una calamita. Praticamente c'è una piccola calamita attaccata al flacone e un'altra attaccata a questo pezzo, che non è nient'altro che un pezzo di lavagnetta magnetica che si compra tranquillamente dai cinesi. Io sono andato a tagliarla in quattro pezzi per andarmi a fare le etichette, che di volta in volta possono essere cancellate, così da andargli a scrivere di volta in volta i detersivi del momento. Quindi, una volta finito proprio tutto il flacone, e sono flaconi molto grandi, da 6 litri e da 3 litri, la candeggina delicata io ho messo quella da 3 litri perché ne uso ovviamente di meno, stessa cosa per quest'altro flacone dove vado a prendere detersivi un po' più piccoli, gli altri due invece sono da 6 litri, ovvero nello specifico 5,6 litri. Sotto ho messo in questa scatola di stoffa impermeabile TNT, sempre comprata da Ikea, che in realtà è una scatola per armadio, la utilizzo come scatola per i panni sporchi, che ha anche questa comoda presa che mi permette di tirar fuori velocemente i panni come se fosse proprio un cassetto. Comoda anche da andare a lavare con una spugnetta umida, quindi si può pulire tranquillamente ed è tutto molto più igienico. Sotto ho fatto la stessa cosa. In realtà all'inizio qui dentro ci andavo a mettere i panni bianchi per dividerli da quelli colorati, ma visto che sto da solo in casa non mi necessitavo, in quanto questa parte non andavo mai a riempirla del tutto, ma ho preferito andare a selezionare i panni prima del lavaggio. Ad ogni modo, sotto, sempre con lo stesso sistema, tiro fuori e dentro qui ho il detersivo in polvere e alcune altre cose che mi servono sempre per i lavaggi, quindi alcuni smacchiatori, questo vanish in polvere, le perle, i foglietti, l'ammorbidente che utilizzo in questo momento ovviamente Mon Amour, manco a dirlo, le pasticche, l'acido citrico e poche altre cose. Qui dentro, ben chiuso, c'è il detersivo in polvere, sempre della Miele, e poi qui ho messo il secchio con dei panni per lavare a terra. Ad ogni modo, questa è stata la configurazione ideale per questo tipo di spazio, che mi ha permesso di agevolare alcuni passaggi che per me erano molto scomodi, perché ci troviamo sempre, come vi ho detto già, nella parte bassa del bagno, e in più sono andato a spendere pochissimo senza fare niente su misura che mi andasse a vincolare. Ad ogni modo, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo tipo di organizzazione. Sicuramente esteticamente non è da casa americana, ma vi posso assicurare che è molto 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 pratica. Una cosa che vi posso consigliare per certo è che a volte è meglio sempre preservare l'organizzazione funzionale che l'estetica. Quindi, anche a discapito dell'estetica, se riuscite a organizzare al meglio degli spazi funzionali, è sempre meglio di avere spazi scomodi ma esteticamente perfetti. Ovviamente l'organizzazione perfetta include sia la funzionalità sia l'estetica, quindi se riuscite a coniugare tutte e due le cose, siete molto molto fortunati. Ad ogni modo, se questo video ti è piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.